Pace e bene a tutti, bentrovati. Vedo che sventolate, avete caldo? Un poco. Bene, sia oggi sia domani, essendo entrati nella solennità del Corpus Domini, dobbiamo provare in questi 15 minuti a vedere due punti, chiaramente in breve, cioè partiremo dall'Eucaristia e poi arriveremo al punto dell'inno alla carità del giorno. Allora, partiamo proprio dalla solennità di oggi, che ci aiuta a riscoprire il valore del Santissimo Sacramento, la presenza reale, vera di Gesù tra noi. Tante volte lo perdiamo di vista e rischiamo di accostarci banalmente a Lui, come se fosse, chissà, un pio ricordo, una cosa normale. Invece ogni messa è il miracolo più grande che accade. Dio, l'infinito, che per amor nostro continua a farsi piccolo e, come diceva San Francesco, nascondersi sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli e sorelle, l'umiltà di Dio. È bellissimo, no? Pensare proprio come l'amore è il movente in ogni azione di Dio. Quando tu ami, desideri stare con la persona che ami e donarti a lei. Ecco, Dio, che amore in sommo grado, non può stare senza di noi e senza donarsi a noi, e si fa persino nostro cibo. E avete sentito nel Vangelo una frase che dovremmo imprimere nel nostro cuore, perché è l'antidoto anche a tanta banalità con cui a volte saltiamo l'incontro con Gesù nell'Eucaristia, dicendo: ma tanto il Signore è ovunque. Ma Gesù ci ha detto: in verità vi dico, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora incidiamo queste parole davvero nel nostro cuore e chiediamo al Signore non solo di credere nella sua presenza reale, ma che ci aiuti ad avere un cuore sensibile e pieno d'affetto per la sua presenza che riceviamo. Per quello, quando il sacerdote porge l'Eucaristia e dice il corpo di Cristo, noi rispondiamo semplicemente Amen. Così sia, ma dovremmo accostarci con quello stupore con cui Elisabetta accolse Maria, gravida di Gesù, dicendo: ma che devo, che il mio Signore si faccia così piccolo e venga da me? E adesso passiamo al punto dell'inno alla carità di oggi, perché ricevendo l'Eucaristia noi veniamo, potremmo dire, alimentati di questa presenza d'amore di Dio in noi e coinvolti in questo movimento che spinge a donare la nostra vita. E la parola sulla quale oggi ci fermiamo è che la carità, l'amore con cui Dio ama e che dunque ci chiama a incarnare, è questa: l'amore tutto crede. Allora, che vuol dire che l'amore tutto crede? Che crede a tutto? Che è credulone? No. Allora, secondo i commentatori abbiamo due chiavi di lettura principali. Allora, l'amore tutto crede, cioè, potremmo dire proprio in modo semplice, cioè l'amore ci crede fino in fondo. Potremmo dire che crede nella potenza stessa dell'amore, cioè che vale sempre la pena amare. E quindi è l'antidoto più grande allo scoraggiamento che noi tante volte assaporiamo, no? Quando ti viene da pensare: ma non ne valeva la pena, ma a cosa sta servendo? Ecco, l'amore di Dio che è fuso nei nostri cuori ti spinge, ti ricorda: vale sempre la pena. Allora capiamo perché nella vita dei santi vediamo uomini e donne come noi, ma accesi d'amore, che ci hanno creduto sino alla fine. Vediamo Sant'Antonio, 36 anni, una vita incendiata per Cristo e per gli altri. E allora potete vedere perché altri santi, ad esempio il giudice Livatino, ci ha creduto fino in fondo che valeva la pena portare avanti la sua missione e scoperchiare tutti gli imbrogli giù in Sicilia, di corruzione, di appalti, tutto truccato, è andato fino alla fine. Perché? Perché ci credeva veramente che valeva la pena seguire Cristo e amare fino alla fine ed essere quel segno positivo dove Dio l'aveva posto. E allora capite, Floribert Buonaciui, un altro laico che è diventato responsabile dell'ufficio dogane in Congo, che ha rifiutato di essere corrotto con migliaia di euro per far entrare nel suo paese quintalate di riso avariato, dicendo: io sono cristiano, la mia coscienza me lo impedisce, e che ne sarebbe di tanti fratelli e sorelle se io lo facessi? Allora capiamo perché la vita dei santi
è stata mossa da un amore che li ha spinti ad amare anche quando sembrava non valerne la pena, e a volte i santi anche della porta accanto, come direbbe il Papa. E pensavo a una bambina, mi ha colpito molto la sua storia vera, che aveva un fratellino ammalato con una forma tumorale al cervello, una famiglia povera, e sentì i genitori dire: non c'è niente da fare, qui ci vorrebbe solo un miracolo. Questa bambina non solo si è messa a pregare con tutto il cuore, ma nella sua semplicità è andata in farmacia, aveva un dollaro e poco più, lo mette sul bancone, il farmacista le chiede: dimmi piccola, io vorrei un miracolo. Ma qui non ne vendiamo miracoli, ma perché, cosa succede? E questa bambina racconta la sua storia, e lì in farmacia c'era un uomo alto, distinto, che l'ascoltava e diceva: dimmi piccola, ma raccontami, spiegami meglio, e poi portami a casa, fammi capire un po', forse ti posso aiutare. E la bambina lo porta, e quest'uomo Armstrong era uno dei più grandi neurochirurghi, che operò gratuitamente questo bambino, che grazie a Dio superò quel problema, perché questa bambina ci ha creduto fino in fondo che valeva la pena provarci. E anche quando ti sembra che non ne stia valendo la pena, perché la vita non ti sta restituendo quell'amore che tu stai donando, lo Spirito Santo ti spinge e ti ricorda: continua, perché il seme del bene che tu metti nei cuori prima o poi germoglia, e se anche non dovessi raccogliere qui, sì, certo, raccoglierai quando tornerai a casa. Allora, per calarlo nella nostra vita, oltre ad avere un cuore aperto alla grazia, come possiamo esercitarci? E io vi suggerisco due punti. Primo, il qui ed ora. Noi tante volte rimpiangiamo il passato e siamo preoccupati per il futuro. Qui ed ora, non ho che l'oggi per amare, mettere il cuore qui, tutto quello che posso adesso. E seconda cosa, ricordare che ogni cosa è una tappa di un cammino di crescita. Dunque, ciò che hai seminato è un po' come in agricoltura, non ti aspetti che domani già ti dia il frutto, è un seme che potrà germogliare e crescere. Allora, il primo punto, l'amore tutto crede, ci crede fino in fondo. Secondo, cosa vuol dire che l'amore tutto crede? Siamo qui nella sfera relazionale con l'altro, no? Il verbo credere nel Vangelo non è un verbo astratto, significa anche credere a quello che mi viene rivelato, ma è soprattutto un verbo relazionale, cioè vuol dire credere in, cioè fidarsi, affidarsi a qualcuno, è una relazione. Così anche col Signore, io mi fido di qualcuno e dunque seguo ciò che mi dice. Nei confronti dell'altro, che l'amore tutto crede, cosa vuol dire allora? Che l'amore dà fiducia. L'amore ti spinge a fare quello che ha fatto il Signore, che si è consegnato, si è fatto piccolo e si fa piccolo sull'altare, cioè si fida, si consegna e ti dà fiducia. Papa Francesco diceva così: questa fiducia che siamo chiamati a donarci rende possibile una relazione di libertà. Non c'è bisogno di controllare l'altro, di seguire minuziosamente i suoi passi per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L'amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a dominare. Questa libertà è ciò che rende possibile anche la sincerità e la trasparenza, perché quando ti senti oggetto di fiducia, ve lo dico a parole mie, puoi tirar fuori il meglio. Vedete, noi nasciamo e cresciamo grazie alla fiducia. Noi quando nasciamo ci fidiamo naturalmente dei nostri genitori, e gli psicologi ci dicono che cresciamo dalla fiducia del padre in una fase della vita. Una ragazza ha scritto una lettera molto bella, una ragazza tredicenne, e diceva: ogni sera mio papà viene nella stanza, mi abbraccia e mi dice: tu sei magnifica. Ma io poi vado a scuola, incontro i miei amici e sento uno che mi dice: ma tu per essere magnifica dovresti avere i capelli più cotonati, e io non li ho. Dovresti essere la prima della classe, ma io non lo sono. Dovresti essere la più simpatica, ma io non lo sono. Eppure, se mio padre ogni sera mi dice questo, vuol dire che mio padre vede qualcosa che gli altri non vedono. Ecco, noi cresciamo e viviamo nella fiducia. Una fiducia che però a volte è difficile dare e ricevere.
soprattutto quando magari sei stato ferito o tradito, e lì è difficile, magari ti si riaprono vecchie ferite e sei tentato di chiuderti, di non dare più fiducia. Ecco, l'amore di Dio che noi vediamo in Gesù, con quelle braccia sempre aperte, che si lascia trafiggere ma senza mai chiuderle, è quella fontana d'amore che ti dice continua, cioè c'è un bene possibile nel cuore di ciascuno. Attenti, questo non vuol dire che nell'agire pratico non dovrò discernere come relazionarmi con quella persona, perché magari a volte sarà necessario correggerla o fare anche un passo indietro. Penso alla testimonianza di persone che purtroppo a causa di violenza hanno dovuto anche ricorrere alla separazione, ma ricorrendovi come l'estremo tentativo per far riflettere l'altro e continuare a voler bene a quella persona sperando nel suo cambiamento. Cioè, vedi quell'amore che tutto crede, cioè io continuo a credere nella forza dell'amore e che c'è un bene possibile nell'altro, anche se qui e ora sembra non esserci. Guardate che è una cosa grande, perché noi tante volte non solo non riusciamo a vederlo questo bene, ma quando non ci sentiamo corrisposti, noi scegliamo tutt'altra strada. Altro che dare fiducia, non solo non diamo fiducia, ma feriamo, ricorriamo a tante strategie ambigue, fallimentari. L'amore tutto crede. E allora, concludendo, capiamo perché, ad esempio, Santa Teresina, una suora di clausura, dottoressa della Chiesa, morta a 24 anni, un giorno lesse su un giornale in convento che un uomo in Francia, Pranzini, era stato condannato a morte per omicidi e fino all'ultimo aveva rifiutato anche il sacerdote, chiuso nella rabbia. Santa Teresina offrì 3 giorni di preghiera e digiuno per quest'uomo che non conosceva. Dopo una settimana uscì la notizia che era stato decapitato, purtroppo, come si usava al tempo, ma lesse che quest'uomo, poco prima di essere ucciso, chiese di baciare il crocifisso del sacerdote che vi era lì vicino e lei gioì dicendo si è salvato. Cosa ha spinto Santa Teresina a crederci fino in fondo? La certezza che l'amore tutto crede, che Dio fino all'ultimo cercherà di salvarci, che Dio fino all'ultimo continua ad amarci e che c'è un bene possibile anche nell'ultimo dei peccatori, nella persona in questo momento più incattivita, perché vi ripeto, l'amore tutto crede.